Nello specifico porterà piccole modifiche, non moltissime, in quanto il piano di spiaggia è stato approvato un anno e mezzo fa. Diciamo che andremo a rettificare un po' quello che è il programma che abbiamo fatto, ovvero in virtù del fatto della Bolkestein, quindi che è imminente, noi avevamo previsto due stabilimenti balneari. Abbiamo pensato di eliminarne uno perché ad oggi no, ha poco senso fare dei bandi con, e far investire le persone con il fattore Bolkestein. Una delle concessioni verrà traslata e verrà modificata da stabilimento balneare ad ombreggio e servizi, con una caratteristica particolare che sarà quella della maggior fruibilità per la Dog Beach, quindi sarà uno stabilimento incentrato prettamente con un 50-60% a maggiore per servizio per gli animali da affezione, quindi Dog Beach che è sono degli stabilimenti che in Emilia Romagna stanno funzionando molto, sempre più c'è l'esigenza da parte di chi ha animali di affezione di curare i propri animali e quindi sarà una struttura molto particolare a servizio appunto soprattutto degli animali. Altre situazioni saranno quelle di incentrare soprattutto in maniera green la variante appunto al piano, cercando di preservare soprattutto il biotopo e eventualmente ampliarlo.